Amici di Sportland, del campo Sport Promotion di Comasina, va in scena la seconda giornata del girone B di Coppa Primavera Calcio a 5. Contro ci sono i Re del Cuba e SPD, dirige il match Stefano Serrani di Milano. La prima occasione del match è un destro di Marchetti parato dal portiere dei Re del Cuba, mentre poi Zanoni prende il palo. Vantaggio dei Re del Cuba, però arriva grazie a Bisognano, innescato benissimo da Arcuri e bravissimo a chiuderla con il destro. Ed è ancora Bisognano a sfiorare il gol del 2-0, prendendo però il palo in una sfortunata carambola. Poi c'è un destro altissimo di Arcuri, che ha provato a segnare anche lui il 2-0, però il gol dell'1-1 arriva grazie a Zanoni con un pregevole destro a giro. E poi c'è un altro palo colpito dai Re del Cuba con uno scavetto di Arcuri. Sfortunato in questa situazione, però è lo stesso Arcuri a segnare il gol del nuovo vantaggio del 2-1 per i Re del Cuba con un tocco facilissimo. Vantaggio che però dura poco, perché adesso inizia lo show di Marchetti, che prima qua buca con il destro il portiere con un gol molto bello. Poi il 3-2 arriva con una botta al volo fantastica di Massari, ed è ancora Marchetti a segnare la sua personale doppietta a fine primo tempo, facendo 4-2 con questo destro che va sotto le gambe del portiere. A inizio ripresa poi il suo spettacolo continua, perché ancora Marchetti fa tripletta, prima segnando il gol del 5-2, e diventano 4 poco dopo con questa serie di dribbling e questo gol con il destro. Quindi 6-2 SPD, e chiude il risultato la doppietta di Massari. SPD dunque batte i Re del Cuba per 7-2 grazie anche ai 4 gol di Marchetti, e si portano così a casa la prima vittoria in questa Coppa Primavera di Calcio a 5. Allora, siamo con Andrea Marchetti, ACSPD, grande protagonista questa sera della vittoria contro il Re del Cuba. Insomma, avete fatto fuoco e fiamme. Sì, abbiamo fatto una bella partita. Cioè, i miei compagni ridono, mi mettono in imbarazzo, però sì, bella partita, abbiamo giocato bene. Sembra il CR7 stasera, proprio con il numero di maglia giusto, no? Il CR7 che sembra a me a volte. No. Ah, allora sei pronto anche tu per il pallone d'oro, stasera hai fatto fuoco e fiamme veramente. Assolutamente sì. Insomma, hai fatto 3-4 gol, hai perso anche il conto, non ti ricordi nemmeno quanti ne hai segnati. No, 4, me lo ricordo. Allora hai fatto meglio di CR7 sicuramente. Speriamo che CR7 faccia meglio di me alla finale. Allora no, quindi anche possiamo tagliare già l'intervista. Chiudiamo qua. Questa frecciatina, speriamo che porti bene invece, con i bianconeri. Insomma, dove volete arrivare? Puntate in alto a questo torneo. Vogliamo vincere come tutti quanti. Vogliamo vincere la finale, giocare meglio dell'ultima volta che abbiamo giocato abbastanza male, oggi abbiamo giocato meglio, possiamo fare di più come dicono tutti i calciatori e niente, basta. Sono 8 finali, come dicono i giocatori, bisogna vincere sempre ogni volta, esatto. Solite fasi fatte, va bene. Ringraziamo i tifosi, la società, i dirigenti. Grazie, ciao, buon...